Una folla commossa ha partecipato in cattedrale alla cerimonia funebre di Vito Di Marco, il sessantenne morto nel naufragio della piccola imbarcazione da pesca I Tre Fratelli, avvenuto martedì al largo di Petrosino. Tutta la città si è stretta attorno alla famiglia di Marco, sconvolta dalla tragedia della morte di Vito e dalla scomparsa di Pietro e Daniele, le cui ricerche in mare sono ancora senza esito. Alla cerimonia officiata dal vescovo Monsignor Domenico Mogavero hanno partecipato il sindaco onorevole Nicola Cristaldi, che ha proclamato il lutto cittadino, e il presidente del consiglio comunale Vito Gancitano, nonché rappresentanti delle forze dell'ordine e della scuola mazzarese. Nella cattedrale gremita in ogni ordine di posto a tentare di dare conforto alla vedova di Vito Di Marco e a Francesco Di Marco, il maggiore dei Tre Fratelli. Oltre ad amici e parenti affranti dal dolore, numerosi cittadini e i due superstiti del naufragio, Baldo Giacalone e Giancarlo Esposito, che ha accusato un lieve malore durante la cerimonia. All'uscita del feretro della chiesa, uno scrosciante e commosso applauso ha voluto testimoniare la solidarietà della città alla famiglia di chi ha perso la vita andando per mare per tentare semplicemente di guadagnare qualche euro per tirare avanti la famiglia.